Prenderà ufficialmente il via domani la campagna elettorale dell'ex consigliere comunale Giuseppe Maniero, candidato sindaco civico nel 2019 e oggi promotore del comitato civico Resto a Foggia. Avverrà con uno speciale evento pubblico in Piazza Mercato organizzato dall'Attacco. A partire dalle ore 18:30 il commercialista sarà intervistato dal direttore Piero Pacello. Da tempo avvicinatosi al Movimento 5 Stelle, oggi Maniero, spina nel fianco di Landelle e del centrodestra da anni, potrebbe rappresentare il candidato sindaco dei Contiani e dei civici emilianisti di Cusmai. Assai più arduo è convincere il PD. Il programma dell'ex meloniano è incentrato sulla necessità di spazzare via il sistema di potere che ha dominato a Foggia negli ultimi 20-25 anni. Si è stancato di aspettare e ha scelto invece di avviare la propria strategia anche Tito Salatto, imprenditore, editore e presidente AIO Puglia, il cui nome è da mesi tra quelli che circolano come possibile candidato sindaco. Un'idea partita nel 2022 che da tempo l'Attacco ha rivelato, spiegando come nel centrodestra non ufficiale si ragionasse su tali ipotesi. Oggi Salatto, che vuole darsi una forte connotazione civica, interloquisce pure con Piemontese, cui potrebbe sottrarre pezzi di elettorato di centrosinistra, e parte riproponendo il suo storico format TV Municipia col primo evento il 26 maggio all'Altrocinema Cicolella. Scintille nell'aula del Consiglio provinciale di Palazzo Dogama, dove siamo ora questa mattina tra i consiglieri di opposizione e il presidente Nobiletti, rispetto alla scelta di quest'ultimo di convocare il Consiglio provinciale che verte sulla ratifica in scadenza della variazione di bilancio sulle risorse del PNRR in modalità online, una scelta ritenuta dagli stessi consiglieri di opposizione che hanno anche diramato in merito un comunicato stampa nelle scorse ore, irrispettosa nei confronti delle istituzioni che si rappresenta, ritenendo invece necessario convocare i consigli provinciali in presenza. Da parte sua, il presidente Nobiletti ha rimandato al mittente le accuse rispetto alle quali i consiglieri d'opposizione sostengono possa essere una scelta, diciamo, ad personam per evitare allo stesso presidente di raggiungere da Vieste la sede di Foggia. Invece il presidente Nobiletti ha parlato di un atto di riguardo nei confronti dei consiglieri per evitare loro di raggiungere dai propri paesi di origine la sede di Foggia per una questione definita dallo stesso presidente così banale come una ratifica in scadenza che si può svolgere nell'arco di 5-10 minuti. Ha parlato in questi termini il presidente Nobiletti, rigettando anche al mittente le accuse, soprattutto mosse da Pezzano, che chiedeva al presidente di rispettare l'annuncio fatto in campagna elettorale, quindi di prendere domicilio a Foggia per seguire meglio gli affari dell'istituzione provincia. Nobiletti invece ha detto: vengo 2 o 3 volte a settimana, specie nei giorni in cui è previsto il rientro pomeridiano per sfruttare al meglio la giornata lavorativa. Al momento continuo a svolgere il lavoro da pendolare perché mi sono reso conto che posso farlo tranquillamente in questo modo. Nobiletti, tra l'altro, era regolarmente presente in aula, non così i consiglieri di maggioranza che hanno sfruttato la possibilità della modalità online per rimanere nei propri paesi di origine. Dell'opposizione invece erano presenti in aula 4 consiglieri su 6. Prenderà ufficialmente il via domani la campagna elettorale dell'ex consigliere comunale Giuseppe Maniero, candidato sindaco civico nel 2019 e oggi promotore del comitato civico Resto a Foggia. Avverrà con uno speciale evento pubblico in Piazza Mercato organizzato dall'Attacco. A partire dalle ore 18:30 il commercialista sarà intervistato dal direttore Piero Pacello. Da tempo avvicinatosi al Movimento 5 Stelle, oggi Maniero, spina nel fianco di Landelle e del centrodestra da anni, potrebbe rappresentare il candidato sindaco dei Contiani e dei civici emilianisti di Cusmai. Assai più arduo è convincere il PD. Il programma dell'ex meloniano è incentrato sulla necessità di spazzare via il sistema di potere che ha dominato a Foggia negli ultimi 20-25 anni. Si è stancato di aspettare e ha scelto invece di avviare la propria strategia anche Tito Salatto, imprenditore, editore e presidente AIO Puglia, il cui nome è da mesi tra quelli che circolano come possibile candidato sindaco. Un'idea partita nel 2022 che da tempo l'Attacco ha rivelato, spiegando come nel centrodestra non ufficiale si ragionasse su tali ipotesi. Oggi Salatto, che vuole darsi una forte connotazione civica, interloquisce pure con Piemontese, cui potrebbe sottrarre pezzi di elettorato di centrosinistra, e parte riproponendo il suo storico format TV Municipia col primo evento il 26 maggio all'Altrocinema Cicolella. Un nuovo impianto qui
nella periferia di Biccari che guarda al verde. Di cosa si tratta? Un piccolo impianto di cogenerazione a cippato forestale per chiudere la nostra filiera forestale producendo energia pulita. Questa sperimentazione ci consentirà di fare un ulteriore passo in avanti verso la transizione ecologica, con tutti i benefici ambientali ed economici che essa comporta, nel rispetto appunto della vocazione e delle risorse del nostro territorio. Pia Castriota, violinista, cantautrice, oggi ospite del Notarangelo Rosati. Lei, sappiamo, ha affrontato un percorso di transizione, ce ne parla, ci spiega anche quali sono state le difficoltà che ha incontrato e che ha affrontato? Beh, direi, forse scendere nei particolari è sempre un po' doloroso, ma posso solo dire che qualsiasi storia è una storia universale che può essere portata a tutti. Oggi io l'ho fatto raccontando come fatto importante, come esempio, la mia storia, come dimostrazione di resistenza rispetto agli stereotipi, rispetto ai pregiudizi. Io personalmente sono molto fiera di aver trovato una città e in particolare un istituto pieno di iniziative, compresa la carriera Alias, affinché appunto persone che hanno vissuto drammi di questo tipo, non solo la omotransfobia, lesbofobia, ma anche i problemi di identità di genere, non possano più avere in futuro problemi analoghi. Io personalmente sono felice, per me è una grandissima vittoria. Viva Foggia! Qual è dunque il messaggio che si sente oggi di lasciare a questi ragazzi? Di informare. E i docenti hanno un ruolo importante, perché lì dove non arriva la famiglia, il docente, tramite magari incontri anche di questo genere, si può in qualche modo creare una finestra, un dialogo, un bridge di comunicazione tra le varie specificità di ogni adolescente, che non è solo quella di orientamento sessuale o di identità di genere, ma di qualsiasi. Dottoressa, intanto auguri per questa nuova apertura. Ci racconta un po' quale sarà il servizio che andrà ad offrire questo studio alla cittadinanza foggiana? Sì, allora lo studio abbraccerà sia il campo forense che quello clinico. Anche nella sua struttura è organizzato in modo tecnologico da rispettare tutte le procedure in ambito peritale e consulenziale forense, quindi con stanze per consulenti e avvocati collegate con altre, con impianto videocitofonico e con adeguati spazi per svolgere appunto tutte le attività di pertinenza peritale e consulenziale per i tribunali e per le procure, anche di supporto alle forze dell'ordine. Poi c'è anche la branca clinica che trattiamo nello studio e che abbraccia un po' tutto il ciclo vitale, quindi dal bambino all'anziano, prevedendo la terapia dei disturbi dell'infanzia con attività anche tipo logopedia e psicomotricità, il disagio adolescenziale, quindi il supporto alla genitorialità, e oltre a questo avremo particolare riguardo per le coppie e per le famiglie, quindi con terapia di coppia, sessuologia, terapia familiare, fino alla psicologia dell'anziano e psicologia dell'invecchiamento e neuropsicologia. Quindi il progetto è quello di sviluppare ad ampio raggio tutto quello che attiene a queste due branche della psicologia. Fiore all'occhiello dello studio è la sala formazione, perché in questa struttura è possibile, sarà possibile frequentare corsi di formazione sia in modalità presenza che FAD. Sempre tutto ovviamente svolto con tecnologia e massima professionalità, anche per quanto attiene agli ospiti docenti che transiteranno nello studio. Speriamo con questo di fornire una grande risposta alle necessità e alle esigenze di tutti e di tutti i contesti soprattutto. È stata inaugurata la mostra Fumetti per Tutti, che è l'epilogo di un lungo percorso di collaborazione fra il Matto Museo dell'Alto Tavoliere di San Severo e il Centro Diurno Psichiatrico e l'associazione ADASAM, che appoggia questo centro diurno e si occupa di salute mentale. Il nostro percorso di collaborazione è nato nel 2014, quando abbiamo pensato che il museo dovesse essere fortemente inclusivo e dovesse intercettare
portare i cosiddetti altri pubblici. Gli altri pubblici sono quelli che normalmente nella società vivono ai margini e dovevamo trovare il modo per coinvolgerli. Negli oltre 20 incontri che abbiamo tenuto con gli amici, gli ospiti del Centro Diurno Psichiatrico di San Severo, abbiamo approfondito la conoscenza di oltre 20 personaggi iconici del fumetto italiano e dei relativi, ovviamente, creatori, disegnatori o sceneggiatori di storie, da Zanardi di Andrea Pazienza a Cocco Bill di Iacovitti, passando per Topolino, ma non trascurando tutti i supereroi della Marvel e della DC Comics. Il percorso è stato oggetto di grande attenzione da parte degli amici ospiti del Centro Diurno e possiamo ritenerci assolutamente soddisfatti dei risultati ottenuti. È stata davvero una bella esperienza quella che i ragazzi hanno potuto fare qui al MAT, accolti dalla sensibilità e dagli operatori che li hanno accompagnati in un percorso, utilizzando l'arte come uno strumento di riabilitazione per entrare in contatto con le loro emozioni, entrare con loro in sintonia. Inoltre l'arte è stata per i ragazzi un modo per entrare in contatto con le proprie emozioni, prenderne consapevolezza ed è uno strumento che utilizziamo anche noi molto spesso con loro per uno strumento di riabilitazione.